Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano dei Green Day che è 21 Guns. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di procedere con il video io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così ogni qualvolta esce una puntata nuova e arrivi una notifica. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Re minore, quindi sappiamo che qui a sinistra dei due tasti neri c'è il Do, Re, Fa, La, forma il Re minore. Poi andando indietro abbiamo Si bemolle, quindi Do, Si, questo è Si bemolle, Re, Fa, Si bemolle maggiore. Poi abbiamo il Fa maggiore, Do, Re, Mi, Fa, prendiamolo qui, Fa, La, Do. Vi ricordo che gli accordi li possiamo prendere a qualsiasi altezza, non cambia a livello di struttura, non cambia la tonalità assolutamente. Poi Do maggiore, Do, Mi, Sol, questo sarà il nostro ultimo accordo e la canzone, la conosciamo bene, fa così. Do you know what we're fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel suffocating? Come avete visto, il Si bemolle e il Do alla fine durano quattro movimenti, mentre gli altri accordi soltanto due. Poi la strofa quindi sarà sempre così, sempre con questi accordi. Nel ritornello avremo comunque questi accordi, ma la successione sarà Fa, Do, Re minore e poi Sol e poi Si bemolle. Quindi cominceremo dal Fa. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. Bene. Ovviamente voi li potete portare raddoppiati gli accordi, oppure once 21 guns, oppure one 21 guns, o raddoppiarli oppure farli più lentamente, non cambia nulla. Quindi poi gli accordi restano sempre gli stessi e si arriva allo special dove ci sarà soltanto un accordo nuovo che è il La maggiore. Quindi La, Do diesis, Mi. Questo è l'unico accordo nuovo che troveremo. Vi faccio ascoltare la parte dello special. Did you try to find of your own when you burned down the house and home? Did you stand too close to the fire like a lion looking for forgiveness? Poi farà ancora un giro di accordi e la canzone andrà avanti sempre allo stesso modo. Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io comunque vi lascio un link su dove trovate il testo con gli accordi, poi altri due link di puntate per imparare a suonare il pianoforte un po' ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, vi lascio un link di una puntata che parla di come poterlo fare. Ok? Ciao ciao, alla prossima!